grazie. Io ho parlato un po' su questo tema in una presentazione ieri, allora non prendo troppo di tempo, ma solo per indicare un po' sulla storia e un po' sull'attività dell'Unione. Allora, l'Unione è creato nel 1945, dopo la guerra, e allo stesso tempo all'Associazione Internazionale di Archeologia Classica. E a me aveva avuto l'intenzione di ricominciare le collaborazioni tra i vari paesi, che è stato interrotto dalla guerra, ovviamente. Gli istituti che sono stati importanti in questo contesto hanno incluso, per esempio, l'Istituto Svedese e l'Accademia Britannica, ma anche, ovviamente, un palo molto importante era le accademie tedesche. E chiaramente non abbiamo potuto fare niente senza la collaborazione e il contributo degli istituti italiani. Allora, l'Unione era dall'inizio un'tentativa a mettere insieme le forze degli istituti stranieri e anche gli istituti italiani. Adesso siamo una rete di 35 istituti. E le caratteristiche di questi istituti sono che praticamente tutti hanno biblioteche. Alcuni di queste biblioteche sono di un livello world class, e in totale io ho fatto un calcolo: quando si prende insieme tutti i libri e le riviste nelle biblioteche dell'Unione, si arriva a una cifra di 2 milioni di libri. 2 milioni di libri in biblioteche che sono per la maggior parte aperte alle ricercatori italiani e anche ovviamente ai ricercatori dei paesi stranieri. Un'altra caratteristica è che noi diamo borse di studio da un periodo abbastanza lungo, per esempio da 3 mesi verso 3 anni in alcuni casi. L'anno scorso 400 borsisti sono arrivati a Roma per godere una borsa di questo tipo, e in aggiunta a quello ci sono centinaia di studenti che vengono per fare le corse di approfondimento, così di archeologia, così di storia, eccetera. Noi abbiamo fatto un raccolto, noi facciamo un raccolto annuale delle nostre attività, e ogni 5 anni mettiamo tutto insieme. Negli anni 2008 e 2013 abbiamo fatto più di 700 convegni internazionali come Unione. Quando si fa un calcolo di tutte le attività degli istituti, più di 700. Questa attività enorme è particolarmente interessante quando si considera che questo periodo è un periodo in cui gli istituti dell'Unione, gli istituti stranieri come gli istituti italiani, sono stati in un periodo di crisi economiche, e tutti noi dobbiamo diffonderci contro i governi, che ovviamente pensano che siamo solo una lussuria, un posto per un direttore senza impegni. Posso dire che non è vero. E i nostri soggetti, cosa facciamo? Ovviamente archeologia. Noi abbiamo presentato ieri il lavoro, per esempio, delle conferences del Archaeological Institute, British School of Rome, American Academy of Rome, l'Istituto Svedese e anche l'Accademia Belgica, Olandese, eccetera. E questo lavoro è interessante perché coinvolge indagini di survey, scavo, restauro, conservazione, archiviazione, digitalizzazione e pubblicazione. Allora tutte le cose
all'inizio e alla fine della vita. Mai che facciamo la storia d'arte, e non siamo solo per l'attività del passato, tanti di noi anche facciamo attività attuale, sulla storia attuale. Deutsche Historische Institut, per esempio, studia la storia dell'Italia e dell'Europa. Sono le nostre iniziative. Le nostre iniziative in questo momento sono che abbiamo fatto un accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, abbiamo un website, abbiamo una presenza su Facebook come l'Unione, abbiamo scritto ai ministri per chiedere l'aiuto del governo italiano ad affrontare la domanda importante di open access per praticamente le riviste. Particolarmente qui in Italia si deve trovare un modo, non necessariamente il modello anglosassone, ma abbiamo parlato ieri mattina di questo anche qui nel vostro Mediterraneo. Ci sono alcuni, pochissimi, case editrice italiane che pubblicano le cose in un modo ad un costo che è insostenibile per tutti gli biblioteche straniere. E allora per quale caso, per quale ragione, quella ricerca italiana è diventata completamente invisibile fuori Italia e anche dentro Italia. Questo mi sembra una cosa molto, molto difficile, molto dannosa. Noi abbiamo collaborazioni individuali con il Dipartimento di Consiglio Nazionale di Ricerca, anche altri istituti. Noi abbiamo tutti le nostre rete, per esempio l'Accademia Britannica di Roma, come un sorone, l'Accademia Britannica di Atene, che ovviamente collabora con l'Accademia Italiana di Atene. Noi chiamiamo la Patrocinio, per esempio, questa borsa, e facciamo le cose in collaborazione con FOMU, che si particolarmente la nostra collaborazione di altri che si vuole sacrificare, menzionato, che mi sembra molto importante per continuare le strette collaborazioni fra gli istituti stranieri e gli istituti italiani, e spero che possiamo continuare in qualche modo come istituti singolari, ma anche come unione, perché uno dei grandi vantaggi che abbiamo come una rete è la nostra internazionalità. Non c'è una città nel mondo come Roma che ha una concentrazione di istituti stranieri, e spero che questa concentrazione possa essere valorizzata nell'estate prossima. Speriamo di fare un tipo di settimana di cultura con l'apertura di tutti gli istituti stranieri in un modo facile per noi, ma spero che possa essere goduto da tutti voi che sono a Roma. E finalmente vorrei indicare che nel 2016 a Roma ci sarà il convegno con i portati al Roman Archaeological Conference, e penso probabilmente tante persone che sono qui durante questa borsa sarà a quello convegno. Allora chiudo, spero che questo vi dà un